Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Zexocraft. Oggi siamo qua per iniziare un nuovo progetto che mi avete fatto in molti in grande richiesta, diciamola così. Infatti è fin dal primo episodio che tutti mi chiedete una costruzione su YouTube, nei commenti, nelle storie di Instagram, letteralmente ovunque. Ovvero la costruzione del Colosseo. Quindi indovinate un po' cosa andremo a costruire oggi. Esattamente il Colosseo, c'è un baby villager che ho visto viaggiare nei suoi affari. Caro amico mio, come ti permetti? Scusami, non per dire, però se mi guardi è meglio. Dove credi di andare? Cioè, proprio mi ignora così? La vera domanda è capire come è scappato, più che altro. Sono finiti Minecraft? No, e allora come ha fatto a scappare questo qua? Allora, ascolta, io non ho idea di come tu sia scappato, però mi dispiace, ma la sorte di chi scappa è questa. Ah, naturalmente è caduto da una montagna, non sono stato io a tirargli una spada. No, lasciamo stare, andiamo avanti, va. Comunque, per la costruzione di questo Colosseo, sicuramente non ci basta un'area che abbiamo qua vicino a casa, perché come potete ben notare, le aree qui vicino a casa sono state già tutte occupate. Sono state occupate da delle farm, da dei creeper, da dei mulini, da delle farm di villager, da una mega costruzione di una torre volante. Quindi sì, diciamo che la nostra zona è un po' occupata. Proprio per questo la mia idea era di spostarmi un po' verso di là, perché l'unica zona che non abbiamo mai toccato è quella che va verso di qua, ovvero verso la pianura. Perché infatti per la costruzione di un colosseo non voglio fare un qualcosa di microscopico, ecco, voglio fare un qualcosa di abbastanza grande. Per fare ciò ho bisogno di un'area grande, e sicuramente per andarla a creare un 10x10 non mi basta, almeno mi servirà un 50x50 così ad occhio. Quindi la prima cosa che devo fare è trovare quest'area, perché questa sì è perfetta ma è leggermente distante dalla base. L'altra idea sarebbe anche terraformare tutto questo bosco e renderlo piatto per poi andarci a posizionare sopra quello che noi conosciamo come Colosseo. Ah, naturalmente questa sarà una mia idea del Colosseo, sì, naturalmente devo ricreare il Colosseo, ma con il mio stile. Quindi non ho idea di cosa verrà fuori. Ma tralasciando ciò, la migliore idea secondo me è andarlo a creare anche lì, perché anche se in questa zona non abbiamo costruzioni, è lontanissima dalla base, prima o poi la dovrò rivitalizzare, e questo direi che è il momento giusto per iniziare con la costruzione del Colosseo. In questa maniera poi qua in mezzo potremmo mettere qualche altra costruzione, ad esempio tipo un bosco custom, che non sarebbe male. Ma detto ciò, andrei a dormire, mi vado a procurare tutti i materiali necessari per l'inizio del Colosseo, e dopodiché possiamo iniziare. Quindi andiamo a dormire. Quindi il materiale che andrò a usare principalmente per questa costruzione è la sandstone, perché secondo il mio parere è quello che va a rispiccare di più ciò che è il Colosseo. Quindi non rimane altro che riempirsi l'inventario di sabbia. Ok, direi che tutta questa sabbia ci può più che bastare, anche se in questo momento poi nel magazzino non ne ho altra, quindi se me ne dovesse servire per un'altra costruzione non ne ho. E comunque sì, mi porto anche dietro una craft e uno stone cutter per poter modificare tutti i pezzi che mi servono direttamente sul posto. Quindi detto ciò, è il momento di selezionare l'area precisa in cui iniziare la costruzione del Colosseo. Bene, come avevo detto poco fa, l'idea è di costruirlo esattamente in quest'area, ma per poterlo fare la prima cosa che devo fare è almeno terraformare un minimo, quindi levare tipo quest'albero, questa mini collina, appiattire questa zona. Ebbene sì, anche in questo caso c'è un po' di lavoro da fare, quindi partirei sicuramente col tirare giù tutto quest'albero in modo da dare il tempo anche alle foglie di despawnare, e a questo punto, grazie al bacchetto d'acqua, levare tutta l'erbaccia. Levata la maggior parte delle erbacce, possiamo procedere con eliminare questa collina e ora andare a terraformare tutti questi buchi, quindi riempirli. Bene, ora con un'area abbastanza piana possiamo iniziare realmente con la costruzione del Colosseo. Quindi prima cosa che mi devo prendere è tutta questa sabbia, almeno to questi stacchi, rimpiazzare quello che ho nell'inventario e andare a delimitare il perimetro del Colosseo. Quindi escludendo tutte le possibili varianti di estetica che potrei dare in futuro e tutti i dettagli, partirei da una zona abbastanza ovale basilare, perché come ben sappiamo il Colosseo non è proprio un cerchio preciso, ecco, è un po' un ovale all'interno. Quindi all'esterno sembrerà tanto un cerchio, ma all'interno sarà più che altro ovale, ma capirete meglio nei prossimi episodi questa cosa. Quindi la prima cosa che vado a fare è delimitare la prima parte, perché infatti tutte le zone saranno omogenee, perché sì, saranno letteralmente divise in quattro, ovvero area 1, area 2, area 3, area 4. Quindi sì, se nella zona 1 vado a creare una
zona dovrà essere specchiata per tutte le altre tre zone. In questo modo verrà una struttura letteralmente omogenea in tutto e per tutto, e anche simmetrica. Però essendo che di notte io non voglio lavorare perché odio la notte, vado a fare una pennichella. Quindi, come stavo dicendo, qua al centro lasciamo un buco, che è esattamente il centro di tutto questo lato. E quello che vado a fare è dilungarmi di 5 verso di qua, poi di altri 3 qua, poi di altri 3. Facciamo di 2, altri 2 e 1, facciamo così. Poi un'altra volta 2. E adesso facciamo 1 però per 4 volte. Ora andiamo a fare 2, cambiando naturalmente il lato, perché ora dobbiamo andare verso di là, non più verso di qua. Rifaccio 3 volte 1, poi 4 volte il 2, quindi 1, 2, 3, 4. Poi 3, 4, 5 e 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qua c'è il centro, togliamo sto blocco. Quindi questo è esattamente un quarto del Colosseo. Eh sì, mi sa che viene più grosso del previsto. Perché se questa è la metà, se vado a calcolare che poi va ancora più verso di là, mi sa che devo terraformare ancora un po'. Però prima controlliamo se è realmente così. Quindi quello che abbiamo fatto di qua lo devo specchiare verso di qua. Sì, mi tocca terraformare ancora un po'. Bene, speriamo che tutto sto spazio mi basti. Quindi dove eravamo rimasti? E ho ufficialmente finito tutto il perimetro del Colosseo, che è un qualcosa di leggermente abnorme. Ma dettagli, andiamo a dormire prima che spawnano i mob. Bene, quindi vediamo un attimo com'è dall'alto, perché giustamente il sì, lo vedo dal basso, ha una certa grandezza, ma dall'alto è tipo 20 volte più grosso. Ok, forse ho lasciato un po' andare la mano. Ecco, sì, forse sì. Forse la mia mano ha leggermente esagerato con le grandezze. Però alla fine, dai, non penso che sia un problema. Ho solo semplicemente tipo una cinquantina di per cinquantina di blocchi da costruire. Sì, mi sa che 3 episodi non basteranno mai per farlo. Ma detto questo, iniziamo con la costruzione in sé. Quindi, prima cosa da creare, la sandstone. E sì, me ne servirà molta così ad occhio, perché sicuramente tipo uno stack che, guarda, ci faccio letteralmente neanche un quarto. Bene, per la creazione lascerei sicuramente una porta qua, che sarebbe quella centrale, che poi lasciamo da ogni lato. Poi qua continuiamo il muro, lo continuiamo anche qua, anche qua. Qua invece lasciamo un buchetto, che lo facciamo come ingresso di chi deve combattere. Poi qua muro, 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 tranne qua che lasciamo un buco, che è l'ingresso, vabbè, come si dice, vabbè, in diagonale. E qua molto semplicemente continuiamo col muro, lasciando, magari partiamo da qua. Quindi qua facciamo la porta, sempre larga 3. Qua tiriamo un muro, qua tiriamo un altro muro, lasciando qua uno spazio. Qua continuiamo il muro e il buco lo lasciamo magari qua, che sarà di 3. In questa maniera abbiamo fatto vari ingressi più le entrate principali. Quindi ora devo solo, prima di tutto, tirare sul primo layer di muro da tutte le parti. Bene, ora che il primo strato di muro è stato completato, mettendo tutti gli ingressi e le varie zone da cui entrano i guerrieri, possiamo passare con l'alzare le pareti. Le pareti le farei alte letteralmente 11 blocchi in totale. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ecco, diciamo che 11 blocchi solo per il primo strato sono tantini. Calcolando che poi lo devo riprodurre letteralmente da ogni lato, poi devo mettere anche gli altri, altri due layer che sono alti uguali, con uno spazio di 3 nell'intermezzo. Mi sta già scoppiando il cervello. Però vabbè, iniziamo. Bene, al momento sembra letteralmente un cerchio ovale e basta. Non ha l'impressione di essere un Colosseo. Però già così, diciamo che dà già quel senso. No, non dà nessun senso, dai, a parte gli scherzi. Ora più che altro devo delimitare gli ingressi, perché per ora li ho lasciati con uno spazio intero vuoto. Quindi magari devo delimitare l'altezza di queste porte. Che qua, allora, queste qua le farei alte 1, 2, 3, così. Mentre che queste le farei alte 1, 2, 3, 4, 4, in questa maniera. Quindi tutte le porte tranne quelle principali le facciamo alte 2, cioè alte 3, mentre che quelle principali altre 4. Quindi anche qua un bel 4, qua un bel 3, qua un bel 4, perché è l'entrata principale in diagonale. Qua facciamo sempre 3, stessa roba anche qua. Qua facciamo 4, qua un bel 3 e qua un bel 4. Perfetto, a questo punto devo passare solo la nottata a sistemare quelle pareti lì, ovvero i buchi che sono rimasti. Bene, perfetto, ora sicuramente lì sotto non ci vado neanche morto, perché al 90% se io scendo lì sono morto, perché sicuro uno di quelli mi viene contro e mi fa fare kaboom. No,
Tutto dove sei salito? Maledetto. Vai a dormire, muoviti. Bene, ora devo andare a trovare il centro esatto di tutta questa struttura, ora che non ci sono i mob. A questo punto mi alzo di 5. Qua mettiamo tipo uno strato per ora, perché qua esattamente dove mi trovo ora andremo a fare l'arena. Quindi senza una mano iniziamo. Ora, più che altro partendo dal centro, sarà difficile fare tutto omogeneo. Ci vorranno un po' di tentativi. In teoria, se mi sono fatto i calcoli esatti, mi basta allungarmi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E in teoria con questo posso regolarmi su tutte le distanze dagli altri lati. Quindi ora non rimane altro che testare. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sono esattamente al centro, quindi sì, ho fatto i calcoli esatti. Quindi ora non rimane altro che finire la l'ovale più che la circonferenza. Perfetto, la circonferenza è ultimata, quindi ora la devo solo fillare. Perfetto, e a questo punto posso passare allo strato di sabbia, perché come ben sappiamo naturalmente non combattevano su un pavimento fatto di stone o altro, combattevano sulla sabbia. Quindi proprio per questo va fatto tutto uno strato di sabbia. Quindi sabbia alla mano e iniziamo. Perfetto, a questo punto devo solo creare le pareti di questa arena. Pensa te che qua un tempo combattevano i gladiatori. Guarda te, sto ricreando perfettamente la struttura. Guarda che bellezza però. Questa è storia. Comunque ci alziamo di 3 e ora andiamo a chiudere tutte le pareti e andiamo a lasciare un buco qua al centro, che è da dove entrano i gladiatori. Che poi ora che ci penso, chi potrebbero essere i gladiatori? Non ho realmente idea. Ragazzi, commentate qua sotto con chi potrebbero essere i gladiatori secondo voi, perché io veramente non ne ho idea. Tipo degli zombie, degli scheletri, dei creeper, boh, scegliete voi. Oppure magari qualche youtuber. Perfetto, e anche questa zona centrale è ultimata. Guarda dall'alto che effetto che sta venendo, fantastico. Mi ricorda proprio il Colosseo, però ci sono troppi mob e quelli sicuramente non sono gladiatori. O forse sono le anime dei gladiatori morti. Oh, vabbè, lasciamo stare che qua se no entriamo in un mondo che non mi riguarda. Quindi guardiamolo di giorno e signori, che dire, cioè io non vedo l'ora che questo Colosseo sia finito, perché solo guardandolo così è un qualcosa di imponente, che proprio va a occupare un'area di tutto il mio mondo, che è ab enorme. Cioè guarda qua quanto è grande. E pensare che sì, questa è la massima grandezza a livello di estensione verso l'esterno, ma poi si amplierà di altri 3 livelli che saranno tutti composti da 11 blocchi, quindi verrà un qualcosa di realmente enorme. Ma detto questo signori, vi auguro una buona continuazione, perché per questo episodio è tutto, perché questo Colosseo verrà splittato in vari episodi come tutte le mega costruzioni della mia serie. Quindi vi consiglio di iscrivervi, attivare la campanellina e se avete voglia pure di seguirmi su Instagram per tutte le novità. Ma detto questo, vi auguro una buona continuazione come già detto prima e ciao!